È intervenuto venerdì pomeriggio a Torre del Greco l'ex ministro alla salute Roberto Speranza, a sostegno della candidatura a sindaco di Luigi Mennella. Prima una passeggiata per la città, poi l'intervento per parlare a candidati e simpatizzanti. Prima di arrivare in via Vittorio Veneto, l'ex ministro ha voluto percorrere le strade del centro in compagnia di Mennella, partendo da piazza Santa Croce, per dirigersi poi in via Salvator Noto e via Roma, dove ha incrociato tanta gente, ha avuto modo di intrattenersi anche con alcuni operatori del Vengo a commercio. Torre del Greco con grande piacere perché qui si gioca una partita decisiva, la più importante probabilmente di tutto il Mezzogiorno, forse Bravo. questo è il comune più importante Più in cui si popoloso. vota nel sud. Questa passeggiata e in questa nostra discussione ho visto veramente, veramente un bel clima e vi voglio ringraziare. Voglio ringraziare Luigi che si è messo a disposizione di questa impresa. E in modo particolare voglio ringraziare le donne e gli uomini, so che ce ne sono in questa stanza, che si sono messi a disposizione per la candidatura al Consiglio Comunale. Veramente Presente anche il neo segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Annunziata e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia, che tra i punti evidenziati nel corso del suo intervento ha focalizzato l'attenzione sul comparto Torre marittimo. del Greco è il secondo comparto marittimo d'Italia. È una condizione importante per questa città di mare e i marittimi rappresentano per noi una risorsa di straordinaria importanza. Ed è uno dei punti, no, che abbiamo voluto focalizzare anche in questa campagna elettorale, anche nel programma di governo che vede protagonista Luigi Mennella, che è il nostro candidato sindaco. Ai microfoni di TV City, l'ex ministro Speranza ha sottolineato come a Torre del Greco sia stato fatto un lavoro straordinario per mettere insieme tutte le anime del centro-sinistra. Credo che da Torre del Greco possa arrivare un messaggio molto bello e molto forte di riscatto. Noi vogliamo puntare sullo sviluppo, vogliamo puntare sulla difesa dell'ambiente, vogliamo puntare sulla difesa dei più deboli, dei più fragili. E qui lo facciamo con un campo di forze molto molto larghe che si è unita su un'idea di candidatura che è quella di Luigi, che è una candidatura molto forte e molto molto autorevole. Quindi penso che sia davvero un laboratorio e invito tutti i cittadini di questa comunità a prendere parte a questa campagna elettorale e a contribuire a questo cambiamento che stiamo costruendo. Abbiamo costruito la squadra giusta, abbiamo il candidato sindaco giusto e ci sono tutte le condizioni finalmente per cambiare, per dare più opportunità a Torre del Greco, alle sue imprese, ai suoi operatori, ai suoi commercianti, ai suoi cittadini, perché si può aprire davvero una pagina diversa, le potenzialità ci sono tutte. Soddisfatto il candidato sindaco Luigi Mennella per la vicinanza delle istituzioni. Avere persone come Roberto Speranza a Torre del Greco, ma anche a sostegno della coalizione della mia candidatura, significa tantissimo, ci dà tantissimo coraggio, significa avere vicino le istituzioni, significa dare un'opportunità a Torre del Greco, che è quella di una svolta veramente definitiva. Avere vicino la città metropolitana in questo momento, avere vicino la regione in questo momento, significa tantissimo, significa, diciamo, partecipare ad una svolta, così come dicevo prima, ad una svolta economica, ad una svolta per il commercio, ad una svolta per il corallo, ad una svolta reale che potrà vederci il 16 governare questa città.